Non so se lei Lisi ci abbia mai pensato nel chiedersi le ragioni del suo amore per Chekhov. Siete tutte e due laureati in medicina. Chekhov nel 1884 a Mosca, lei molto dopo, ma insomma siete tutte e due laureati in medicina. Questo può averla avvicinata a quest'autore? Ma non lo so perché quando io ho conosciuto Chekhov, possiamo dire, intanto non ero laureato in medicina, non pensavo nemmeno che avrei fatto il medico, anche se mio padre era medico. Io l'ho conosciuto, dico conosciuto perché l'ho conosciuto proprio come una persona, non come uno scrittore. Nella biblioteca di uno zio che abitava, aveva una bella casa a Savona, dove io passavo l'estate, avrei dovuto guadagnare un anno di scuola, fare un salto. E invece, conoscendo Chekhov, mi sono fermato, ho rinunciato a fare questo exploit e ho letto tutti i racconti di Chekhov durante l'estate e mi sono innamorato di Chekhov. A che cosa la rimanda la memoria in termini di immagini quando pensa a Chekhov? Ah, per esempio questa fotografia che dove c'è il mio padre con mia madre in un bosco che potrebbe essere benissimo un bosco di betulle, anche se non sono betulle. Cecoviano, mio nonno Luigi, ingegnere, mio nonno Francesco, poeta milanese, mio padre che morì proprio quando io avevo 12 anni, nell'anno in cui ho conosciuto Chekhov. Allora andavano i russi, era stato, no? Erano arrivati tutti, Tolstoi, Dostoevsky, Chekhov, e si leggeva molto Chekhov in quegli anni. Adesso mi riassuma un racconto di Chekhov, quello che ha amato di più, così come lo riassumerebbe a un produttore per indurlo a fare un film. C'è un racconto molto divertente che è quello, si chiama Il Vendicatore, che è la storia di un uomo che sorprende la moglie a letto con l'amante. Allora decide di vendicarsi, di uccidere l'amante, poi la moglie, poi tutte e due, e va in un'armeria per comprare una pistola. E l'armaiolo gli mostra una quantità di pistole, magnificando i pregi di queste armi, e lui alla fine, insomma, si rinuncia, esce con un retino per prendere le quaglie. Questo è un piccolo sketch, potrebbe essere uno degli episodi di un film all'italiana, come si dice. Lei è un grande lettore di racconti, ama più i racconti che i romanzi. Dai suoi film si direbbe, dai suoi film a Sì, episodi. io preferisco il racconto. Nel romanzo io spesso mi fermo e rinvio il seguito, oppure non leggo dall'inizio alla fine quasi mai un romanzo. Se poi mi appassiona lo ricomincio, lo porto avanti fino in fondo, ma mi piace molto il racconto. Lei guarda molto le donne, questo si capisce dai suoi film, cioè è molto attento alle figure femminili. Le figure femminili di Chekhov, mi parli di queste. Ma le figure femminili di Chekhov ci sono, ma sono sempre un po'. Intanto Chekhov non racconta le belle donne, racconta sempre un'umanità, no? di gente media, povera oppure sgraziata, di povera gente. Non i disperati di Dostoevsky, non gli aristocratici di Tolstoi, insomma, è il ceto medio, insomma, la piccola borghesia. E le donne, anche la famosa signora col cagnolino, che è una delle belle donne di Chekhov, non è una bellezza, insomma, è una donna perché è attraente, così quasi di mezz'età, con delle. E sono tutte un pochino così, un po' grigie, insomma, io non mi sono mai innamorato delle donne di Chekhov, mi ne ho preso una cotta per Natasha di Tolstoi, di Guerra e Pace, o una grande cotta per la Angiolina di Svevo, Senilità di Svevo, questa mi era piaciuta moltissimo. Raccontiamone un altro di questi bei racconti di Chekhov, diciamo come sono, perché gli ascoltatori ci Beh, tra i capiscono. brevi, brevissimi, questa è quasi una gag cinematografica, è un racconto che si chiama Uno scherzetto. È la storia di una corsa in slitta di un ragazzo con una ragazza, questa grande volata nel vento. E durante questa corsa lui all'orecchio le sussurra "ti amo". E lei, la ragazza, rimane alla fine sbalordita perché non sa se è stato il vento o se è stato lui, ma lui non le fa capire di essere stato l'autore di quella dichiarazione. Ed è bellissimo perché proprio è Chekhov, diciamo, più sottile, trasparente, quello.
Poi c'è quel cieco dei grandi racconti seri, diciamo, di tragico addirittura, come la camera numero 6, che la storia è uno degli ultimi, la storia di un medico di manicomio che finisce poi tra i pazzi nella corsia dove lui era direttore. Quello è magnifico, uno dei più bei racconti che abbia letto. Lei ha una simpatia proprio umana per Chekhov. Beh sì, la mia famiglia era un po' cecofiana, insomma. Si vede da questa fotografia dove sono raccolti tutti i membri della famiglia nell'occasione delle nozze d'oro dei nonni, che sono al centro della fotografia. Seduto per terra ci sono io con mio fratello Nelo e mia sorella Mirella. Nelo che diventerà poeta e cineasta. Qui alla sinistra c'è lo zio pittore, anarchico e antifascista. Al centro c'è, questo è lo zio Felice, ingegnere, fascista. E questo è lo zio Antonio, grande personaggio, inventore. Inventò una lozione per i capelli che doveva appunto impedire la caduta dei capelli. La sperimentò sulla zia Giuditta, che è questa signora, che divenne completamente calva e da allora portava la parrucca. Inventò anche, sempre lo zio Antonio, un strumento musicale, lo sferomele, che era un mandolino doppio che si chiudeva in viaggio, si poteva chiudere. Lo zio Antonio è un po' un ponte tra i personaggi di Chekhov e i mostri, quindi. Sì, sì, avevano qualcosa tutti di Chekhov e dei mostri, ma ce ne sarebbe da raccontare molto. Questa è la zia Cornelia, che viveva con la zia Evelina, la quale impedì di sposarsi, per esempio, perché Cornelia era brutta e Evelina era bella. E allora la tenne legata a sé fino alla fine della vita. Vediamo le tappe di questo suo amore per Chekhov. È cominciato molti anni fa in casa di uno zio. Chi era questo suo zio? Lei viene da una famiglia colta. Io vengo, sì, mio padre era medico del teatro alla Scala e era un uomo molto amico dei così, grandi personaggi dell'epoca. Aveva questo zio invece era un zio pittore. Era un pittore divisionista, puntinista, come si diceva. A proposito di questo, Tolstoi, per esempio, fa una definizione di Chekhov, dei racconti di Chekhov. Dice che la scrittura di Chekhov è come la pittura impressionista, cioè vista da vicino non si vedono solamente delle macchie di colore. Ci si allontana, il quadro prende forma e si vedono figure evidenti. E lo zio, appunto, zio pittore, puntinista, faceva anche dei nudi fino al momento in cui si sposò e la moglie gli proibì di fare il nudo e allora c'è donne vestite, completamente vestite, o le rivestì anche le donne che aveva fatto nude prima di sposarsi. Era anarchico, un personaggio molto simpatico, antifascista. Lo beccarono alla frontiera con una valigia carica di bombe e orologeria destinate a un anarchico che doveva attentare al duce e così da quel momento. Lei mi ha parlato di qualcosa che era in comune con Chekhov, cioè l'attenzione per lo sfondo, l'attenzione per le figure che si muovono dietro una storia. Sì, infatti questo brulicare di personaggi che c'è in Chekhov c'è anche un po' nei miei film, naturalmente con le dovute proprio distanze, diciamo. Ma il gusto che lui ha per le figure minori, per questi personaggi che io anche amo, che sono quelli appunto che passano nella vita e sullo schermo, diciamo le comparse della vita, sono quelle poi che si leggono nei racconti di Chekhov. Lui non... Io infatti quando ho conosciuto Chekhov venivo dalla lettura, avevo 12 anni, venivo dalla lettura, gli eroi erano i Tre Moschettieri, erano il Corsaro Nero o Sandokan, in questi libri pieni di illustrazioni, Salgari, Jules Verne, eccetera.
E ho scoperto con Chekhov che l'eroe può essere anche il vicino di casa, il farmacista, il postino, eccetera, gli uomini semplici, insomma, gli oscuri eroi della vita, insomma. Vladimir Nabokov ha detto una cosa bellissima di Chekhov, ha detto che solo una persona con il senso dell'umorismo può cogliere la tristezza di Chekhov. È vero anche secondo lei? Sì, no, è vero, certo, Chekhov è così, luce, sole e ombra, insomma, amaro e zucchero e sale, insomma. E è un po' quello che io nel mio piccolo ho messo anche nei miei film, certo, certo. È per questo che c'è questa simpatia, questa sintonia, insomma, tra me e Chekhov, il mio grande maestro. Lei non è mai stato tentato di mettere in scena o di portare sullo schermo un testo di Chekhov? Ma sì, mi sarebbe piaciuto, ma avrei dovuto vivere in Russia. Mikhalkov, adesso ho fatto il film con Mastroianni, dove Mastroianni è un protagonista italiano di una storia russa, è riuscita l'operazione. È uscito tre racconti di Chekhov, tra i quali il famoso La signora col cagnolino, e c'è Mastroianni che è mi sembra un interprete ideale, insomma, per Chekhov, così dimesso, un po' rassegnato, un po' vinto, ed è il più russo degli attori italiani. Non importa. Presto, un altro. Chiamare l'inserviente. Permettemo a madame. Voilà votre chapeau, madame. Grazie, signore. Je vous en prie. Grazie, signore. Chiedo non al regista ma al medico, secondo lei la malattia, la tubercolosi che ha minato Chekhov, che l'ha portato a morire a 44 anni, si sente nelle sue opere questo struggimento? Ma io credo che la malattia abbia fatto bene a tutti i grandi artisti, anzi secondo me oggi sono nati pochi geni è perché ci sono poche malattie. Perché se pensiamo ai grandi di una volta, tra tubercolosi, sifilide, no, tutto alcolismo c'è ancora oggi, fortunatamente. Ma questo, le grandi malati, quasi tutti i grandi scrittori sono stati malati. Lei ha letto Chekhov a 12 anni, ragazzino, lo ha riletto adesso, regista famoso a Roma. Che cosa è cambiato in 40, 50 anni nella sua visione? Ma Chekhov l'ho letto a 12 anni, l'ho letto poi a 20, 30, 40 e oltre. Lo straordinario di Chekhov è proprio che è uno di quegli scrittori che, riletti, fanno rinascere le stesse emozioni, sensazioni di quando si sono letti per la prima volta. Questo mi sembra anche un dato importante di uno scrittore come Chekhov, perché così, gli altri in genere si cambia l'opinione sullo scrittore, anche maturando, cambiando noi stessi, no? Leggiamo diversamente un libro che abbiamo già letto. Chekhov non l'ha ritrovata come si ritrova per esempio la casa dell'infanzia, con gli oggetti, i mobili che ricordano tanti momenti felici.